Amici del TAM, buonasera dal Parco del Benessere. Seconda partita di questo torneo che è appena cominciato, siamo alla prima giornata. Partita tra l'Atene Sport e Quick Bite. Atene Sport che si schiera con Amato Trepali, il veterano di questo torneo. Esposito, che invece è un po' più giovanotto. Poi Iliano, Marotta, Capuano e Miraglia. Mentre Quick Bite ha Caronate Trepali, poi Lubrano, Scaletta, Esposito, Michele e Bonanno. Quindi Quick Bite che agli uomini contati non ha i cambi, almeno per adesso, a meno che non ci sarà qualche arrivato in ritardo. Diamo subito il calcio d'angolo di Atene Sport. Quick Bite libera con Lubrano, gestisce Michele Esposito, ancora Esposito, deve chiudere Marotta, calzettoni del Celtic per lui. Palla lunga questa qui di Michele Esposito, che appare con il numero 66. E allora riparte l'Atene Sport di Mister Lucci. Mister Lucci che ha appena vinto il torneo delle contrade con una squadra molto simile a quella che vediamo in campo stasera. Esposito per Amato, che nonostante la tarda età, con tutto il rispetto, ancora i riflessi di un ragazzino. Ora si gioca a centrocampo. Fisico ovviamente Quick Bite, mentre Atene Sport può contare su tecnica dei suoi giocatori. Qui Esposito fa impazzire la difesa di Atene Sport. E allora proprio Esposito, però Enzo va a fare fallo, il primo di questa gara, che sembra scoppiettante questi minuti iniziali. Campo bagnato che può in qualche modo dare fastidio ai giocatori più tecnici, mentre può dare vantaggio ai più fisici. E ovviamente campo bagnato che è l'incubo dei portieri, perché il pallone schizza. Adesso calcio piazzato, Esposito va vicino a 20 cm all'1-0. Esposito che per adesso è la rivelazione di questa partita, perché sembra bello atletico e scattante. Adesso Enzo Esposito, giocatore di Atene Sport, per Capuano, che poi gira a Marotta. Marotta trova con una finta ancora Capuano col destro, carannante, deve metterci la manona per salvare il gol del vantaggio Atene. Ancora centrocampo, si gioca molto, squadre molto compatte, attorno al cerchio si può notare una massa di giocatori praticamente schierate entrambe con una marcatura a uomo. Quindi adesso Esposito cerca lo spazio giusto e appoggia a Marotta. Ancora Esposito, nonostante la giovane età, molta personalità del classe 96. Esposito, Marotta gioca molto bene, palla al piede l'Atene, che adesso si prova in avanti con Capuano, poi deve chiudere Michele Esposito, ma l'arbitro dice che è fondo e le proteste vane di Atene Sport lasciano solo spazio a un fallo di fondo. Poi no, cambia idea, dice ho sbagliato io l'arbitro Pacia, e allora calcio d'angolo, ma Capuano spreca tutto. E dunque squadre ferme sul punteggio di 0-0. Per adesso Caranante impegnato in un'unica parata, mentre Amato ha ancora i guantoni puliti. Ecco qui, l'ho detto, e Amato esce a sporcarli. Adesso Marotta dentro e Michele Esposito fa da pendolino su e giù, difende e attacca solo lui per adesso. Ora ci prova il capitano Iliano, tiene palla, spalle alla porta, ecco, usa il fisico, come abbiamo detto, il campo bagnato dà spazio a questo tipo di giocate, però riparte bene Lubrano. Attenzione, poi l'erroraccio di Bonanno, che prova a lanciare lungo, palla comunque inutile, come questa di Amato. Difficile lanciare lungo con un terreno che fa schizzare la palla a diversi chilometri orari. Adesso Esposito non trova lo specchio. Esposito è pericolosissimo a quanto pare.
Marotta, Capuano, capitano Iliano, tiene la palla, poi ancora Capuano, buona la giocata, deve chiudere Scaletta, primo pallone toccato per lui questa sera. Scaletta può contare sui suoi centimetri. Qui rimpallo, Esposito, attenzione, Vincenzo Esposito, prova. Esposito è un difensore dai piedi buoni, un difensore che spesso trova il gol, è un difensore che gioca anche nell'Under 21 e che è già a 5 in classifica marcatori e quindi che potrebbe scrivere il suo nome sul tabellino anche questa sera al TAM, la sua prima partita. Ecco, palla dentro sul calcio d'angolo, ma l'arbitro fa ripetere. E Marotta dalla lunetta del corner. Lo scatto di Iliano sul primo. Lo serve Marotta. Iliano ancora col fisico. Esposito fa capire che è un osso duro. Allora la tiene lì. Poi rischia Esposito. E quasi ne approfitta Iliano, che guadagna un altro corner grazie alla chiusura sul primo palo di Carannante. Ma brivido qui Esposito. Troppa leggiadria nel poter rinviare. Qui ancora Carannante. E poi la traversa sul tiro al volo proprio di Enzo Esposito. L'abbiamo detto, è un difensore, ma quando calcia fa paura. Scaletta dentro, ancora un errore in fase difensiva di Quick Bite. Esposito non ha imparato la lezione, continua a traccheggiare, gli va bene perché l'ultima deviazione è di Atene Sport e quindi in particolare di Capuano. La palla è ancora di Quick Bite, che rischia troppo in difesa. Lascia Miraglia per Marotta per Amato, che deve spazzare per evitare pericoli in area. Qui Lubrano a Esposito a pochi metri, lo serve Esposito ancora per Lubrano, che può provare. Amato chiude e palla che va nei giardini della signora accanto. L'arbitro dice fischio io, ma è ovvio, vuol dire solo lui è il fischietto in campo. Capuano, Esposito, anche lui troppo leggero su questo pallone. Il pallone insidioso, può spesso ingannare con le sue traiettorie. Chiedono al telecronista di prendere il pallone, ma la vedo dura. Dicono che sono unico, un po' come Totti con Ilari nel lontano 2005, quando sotto la curva con un gol nel derby. C'è la maglia 6 unica e qui adesso Marotta ci prova. Prova a calciare, ma palla fuori. Adesso Lubrano, Esposito, poi Bonanno, anche lui la traversa. Trova anche lui la traversa. Allora due legni colpiti, 0-0 però. Un legno per parte. Dividono il bottino le due squadre da questo punto di vista. E dividono anche il bottino del punteggio, perché 0-0 porterebbe un punticino a testa. Ricordiamo, girone unico, solo andata, con il vincitore che prenderà lo scudetto. Poi ci saranno le fasi di Champions e di Europa League. E soprattutto, ricordiamolo, per 3 settimane il TAM avrà anche la sua coppa, la Coppa TAM, che impegnerà 3 settimane. Qui Iliano può rendersi pericoloso, il destro in calcio d'angolo addirittura, messa al fondo. Palla deviata, e allora ancora Quick Bite che si porta in avanti. Bonanno con la punta, con la punta beffa Amato, e ora fa 1-0 proprio Bonanno, che era apparso un po' invisibile fino adesso. Grande slogan che parte dal pubblico di Quick Bite. E allora Atene Sport si ritrova costretto a inseguire tra la rabbia di Lucci, che richiama i suoi per questa distrazione, ma in particolare direi Amato, che non è stato reattivo su questa punta di Bonanno. Qui Esposito ci prova ancora, sbatte contro il muro Miraglia. Miraglia dotato di un tiro non come quello di Scaletta, che manda la palla
al Laboratorio delle Arti. L'arbitro è costretto a fermare il tempo. Falle sono, i palloni sono fuori in questo caso. Viene richiamato lo staff, attenzione perché la Lega qui potrebbe prendere provvedimenti seri. Frattempo ricordiamo, per ricordare i due sponsor di questa partita, che sono proprio Tenesport e Quick Bite, che è una nota pizzeria montese. Pizzeria, fa anche ottimi panini, che si trova nel centro commerciale di Quarto Nuovo. Vediamo le squadre che ne approfittano per tirare un po' di ossigeno. Mister Lucci in mezzo al campo che guarda i suoi con aria di sufficienza. In effetti non stanno proprio rendendo al meglio, però è anche vero che è una partita molto equilibrata, che il vantaggio c'è stato per un episodio tutto sommato. Adesso Esposito prova a imbucare, ma l'altro Esposito, Michele, recupera palla. Adesso ancora giocate di Esposito, che si porta la palla sull'esterno e che viene chiuso in fallo laterale. Adesso palla dentro alta per Bonanno, l'autore del gol. Bonanno ancora, serie di palleggi, poi palla troppo lunga per chiunque. E Amato allora può tranquillamente rinviare. Poi Marotta tenta il suicidio, Lubrano lo grazia e manda la palla sul palo. Pallone che inganna, come ho detto, spesso anche i difensori. Adesso ancora Lubrano, che è, ha praticamente fallito l'opportunità del 2-0 a porta vuota. Amato ha tirato un sospiro di sollievo quando ha visto quella palla rimbalzare sul palo e poi uscire fuori. Adesso ancora Esposito per un'ennesima imbucata, ma non va. Bonanno dentro per nessuno. Miraglia, Miraglia avanza. Ancora Miraglia, può calciare? No. Vede Marotta che col tacco Iliano. Lubrano chiude fortuitamente in angolo. Buona questa giocata dell'Atene Sport. Bella azione. Adesso va là dentro Marotta! E qui Marotta stava per fare un Eurogol. Trova l'incrocio con un tiro di sinistro al volo, degno del miglior Zidane. Ma la palla trova l'ennesimo legno della partita. Fallo qui nel frattempo proprio di Marotta, ed è credo il secondo di questa partita. Esposito non brillante negli ultimi minuti, lo conferma questo passaggio per nessuno. Aveva annunciato già nel prepartita di essere abbastanza stanco, ma adesso appare totalmente sottotono. Ancora Esposito che avanza, continua comunque ad affidare l'impostazione di gioco a lui, a Tenesport. Adesso si rischia in difesa, proprio come aveva fatto Quick Bite poco fa. Marotta, Marotta vicino all'1-1 con un destro che sibila il palo alla destra di Carannante. Marotta che è pericolosissimo quando calcia, prima ha trovato quell'incrocio, adesso ha sfiorato il palo. Palla lunga di Esposito adesso, che non trova nessuno. Allora ci va ancora Esposito a battere. Esposito appoggia Miraglia. Miraglia gioca di prima per Marotta, ancora per Esposito. Adesso fa un buon possesso palla la Tenesport. Esposito rischia ancora un po'. Bonanno ci mette la gamba, deviazione, rimessa per la Tene, che
trova gli spazi giusti, ma non trova la giusta precisione per calciare in porta. Adesso palla per Marotta che tenta l'aggancio, la palla gli schizza sul piede. Questa è la difficoltà che può dare un campo in queste condizioni. Adesso Miraglia impreciso su questo passaggio profondo. Telesport che appare tecnicamente più forte, ma messa in campo molto bene. Quick Bite ha trovato il gol del vantaggio anche grazie a un'invenzione, chiamiamola così, di Buonanno. Qui punizione, quindi credo il terzo fallo in favore di Quick Bite. Adesso diventa un numero che può far paura ai giocatori di Atene Sport, perché può facilmente arrivare a concludersi con un tiro libero. Adesso ci prova proprio Buonanno. Amato ci mette una pezza. La palla sul fondo. Adesso Esposito, Michele calcia e calcia male. La palla esce di parecchio. Amato ancora questa palla alta che può schizzare al volo Marotta. Capitanigliano non ci arriva e ora mette fuori la difesa di Quick Bite. Esposito a terra. Marotta, l'uomo più pericoloso dei suoi e che sta più nel gioco insieme a Esposito, che però continua a non trovare precisione. Adesso pericolosissimo contropiede, Marotta è solo, Marotta! Deviazione e poi parata, Esposito alta. Carannante si è salvato ancora una volta, a conferma di una prestazione che per adesso è sopra le righe. Scaletta. Gira bene Lubrano, non stoppa questa palla. Il rinvio di Amato, che nonostante il pallone pesante e campo bagnato continua a provare rinvi lunghi. Adesso Miraglia ha un sinistro forte ma che non trova lo specchio. In realtà stavolta non era neanche un granché di potenza. Si rifarà il giocatore. Liano. Buono, attenzione adesso. Sì, era che buono. Rischia ancora. Non hanno iniziato ad entrare in campo. Salutiamo i tifosi che ci vengono a salutare. Ciao a tutti, ciao. Particolare Lucci, giocatore dell'Under 21. Sì, salve, buonasera. E adesso riparte Quick Bite che sta tenendo il vantaggio per 1-0. Col gol di Buonanno su una punta nell'angolino chiamato non agguantato. Adesso scaletta per Buonanno che prova ancora col destro. Sì, non male questo tiro. Miraglia può calciare, allarga per Marotta che è larghissimo ed è anche lunga. L'arbitro chiama un fallo. In realtà richiama Marotta perché non era uscito dall'area sul fondo. Adesso punta ancora di Buonanno che ci prova spesso con quella parte del piede e ha trovato così il gol del vantaggio. Qui Capuano si accartoccia e allora Scaletta ne potrebbe approfittare, ma il controllo è pessimo e Amato blocca. Esposito trova finalmente un passaggio vincente. Non fa lo stesso Marotta che invece sbaglia. Francesismo qui di Lubrano. Sì, ha detto una brutta parola. Vabbè, fa niente, cose di tutti i giorni. Miraglia può girarsi, non vince il contrasto. Ci pensa Marotta a rimorchio, palla deviata, Carannante sicuro blocca. Buon tiro, buon tiro. Brutto fallo qui di Miraglia che probabilmente verrà ammonito. Sì, fallo cattivo, Fabio, molto. Quinto fallo quindi per Quick Bite, che potrà usufruire di un tiro libero al prossimo fallo subito. Atene Sport quindi da questo momento deve stare attento. So,
Esposito deve liberare. Miraglia gioca di fisico, Scaletta la vince. Gira per Lubrano che trova Bonanno solo in aria. Stop, aggancio. E allora fallo di mano. E sarà dunque tiro libero, come immaginavo. Si è sciolto il dubbio su se fosse di prima o di seconda, è di prima, quindi tiro libero. Vedremo chi manderà a calciare, quick bite, chi se l'è guadagnata di solito, quindi buon anno. No, l'arbitro cambia decisione. No, tiro libero. E si tira giustamente da qui avanti da dove è stato fatto il fallo. Era tiro libero da distanza ravvicinata. Va Bonanno col destro e fa 2-0. Doppietta personale di Bonanno che porta al quick bite. Due lunghezze da Tenesport. Mister Lucci impassibile in panchina. Miraglia, Capuano, ottimo ancora per Miraglia, oh, che fa subito 2-1. Sì, una bella rete, ha siglato un gran gol. È stato grandissimo questo gol in tutti i momenti. Il tiro era formidabile. Ma si riparte il 2-1, ma Lubrano trova subito ancora rete. Il gol del 3-1, Amato è a terra però, attenzione. Amato è a terra, dolorante. Amato è a terra e non si alza. Amato è a terra e sembra molto molto dolorante. Fermo il gioco. L'arbitro si accerta delle condizioni del portiere, che adesso viene rialzato dai suoi. Vedremo se si riprende il portierone. Sembra di sì. Allora, punteggio da aggiornare subito. Lubrano. Lubrano ha siglato il gol del 3-1. Paura però per Amato. Adesso deve liberare come può la difesa di Atena Sport. Iliano calcia, deviata, calcio d'angolo. Ok, ci siamo. Calcio d'angolo dunque per Atene Sport. Con Marotta. Dentro la palla che balla sulla linea ed esce fuori. Ancora deviata, ancora palla di Atene Sport. Riesce a trovare il gol per accorciare distante, o meglio l'aveva trovato, ma Lubrano ha subito ristabilito dopo pochi secondi le due lunghezze di vantaggio. Ancora Esposito che sembra essersi ripreso da quei 10 minuti di blackout. Palla all'altezza della lunetta del calcio d'angolo. Capuano ci prova, ancora ribattuta. Chiusa lì, Atene Sport. Ennesimo colpo subito da Lubrano, palla in angolo. Allora Esposito si occuperà come al solito. Carannante chiude sul primo palo. Adesso Miraglia, autore del gol, spara alle stelle e riparte subito quick bite. Portiere Carannante allarga per Lubrano, che ha sfruttato i suoi centimetri nell'occasione del gol del 3-1. Adesso Esposito proprio per Lubrano, che di testa deve tornare dietro per Bonanno, autore di una doppietta e che per adesso si sta rivelando fondamentale qui. Rischia Esposito, sì, gol bellissimo. E prende brutto rischio, ha preso. E prende un gol. E l'abbiamo detto che Michele Esposito rischiava troppo in difesa.
E allora Marotta ne ha approfittato per il gol del 3-2. Riparte Capuano e può provare il 3-3, calcia. Palla deviata, calcio d'angolo. Adesso prende coraggio la Tenesport. Palla dentro, Lubrano. Marotta si allarga. Qui Miraglia deve lottare anche col campo bagnato. Poi dentro, fallo, dice l'arbitro. L'arbitro Pacia indica il punto di battuta. E dunque, noi siamo arrivati agli ultimi minuti di questo primo tempo. Il risultato è 3-2 in favore di Quick Bite. La calcio di punizione su cui Miraglia può sfruttare tutta la sua potenza. Palla ribattuta dalla barriera. Ancora calcio d'angolo per la Tenesport, che adesso forse comincia a sfruttare i minuti di fiato in più, anche perché non ha i cambi Quick Bite, quindi non riesce a tirare neanche per un secondo una boccata d'ossigeno nessuno dei suoi giocatori. Capuano allarga, Marotta sinistro, ribattuto da Scaletta, che poi si avventa sul pallone, sbaglia ancora Esposito, poggio di Marotta, poi Miraglia inciampa e allora Esposito si deve lanciare, si deve immolare Capuano, che fa un grande intervento difensivo. Palla dietro per Carannante. Quick Bite preferisce tornare dietro e rischia ancora una volta. Ma che ingenuità ha commesso Esposito, Michele, sul gol del 3-2. Lo avevamo detto, ha sbagliato più che spesso in difesa, così si era fatto recuperare palla e alla fine ha pagato il suo errore. Adesso Marotta sul fondo e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Dunque, giunti al 25esimo, Atenesport 2 Quick Bite 3. Ci risentiamo per il secondo tempo di questa partita.